Allora, diamo il benvenuto a un carissimo amico, ma che da diverso tempo dalla nostra emittente, ma abbiamo scoperto, capita, no? Abbiamo scoperto che è portavoce del movimento SEL, Sinistra, Ecologia e Libertà. Benvenuto all'ingegnere Costantino Laureanti. Grazie Costantino, mille. buonasera, grazie di essere qui con noi, di aver accettato il nostro Buonasera. invito. L'occasione ci è data perché proprio stasera, in via Roma, al Civico 45, è stata inaugurata la nuova sede di SEL Sì. e l'ingegnere Costantino Laureante è il portavoce di SEL. Dando Sì. congratulazione Non a sono un questo. portavoce appena eletto, perché Ma io non lo sapevo, è per già da cui. parecchio. Sì, infatti è perché non ho l'abitudine di farmi troppa pubblicità, per essere sincero. E comunque, diciamo, il ruolo è relativamente importante all'interno Chiaro, nostro questo è. perché fortunatamente anche a Caltagirone, insomma, il gruppo è consolidato. Noi abbiamo aperto la prima sede di fronte proprio a quella attuale, esattamente nel gennaio del 2008, 6 anni fa. Ho detto stasera Nelle prossimità del Tondo Vecchio, eh? nel salutare gli amici e i compagni che sono intervenuti anche da fuori, consiglieri comunali di Vizzini, di Palagonia, San Michele, A Palagonia qualche. avete un sindaco, No, il sindaco di Rifondazione. di rifondo, vabbè, ma voglio Però dire, voglio dire, bene la o famiglia è male, sempre quella, sì, dico. comunque c'è un consigliere comunale. Appena pochi giorni fa hanno inaugurato pure loro il circolo e quindi. No, volevo dire che per noi è stata una prosecuzione di un lavoro che ormai dura da 6 anni ed è un lavoro che abbiamo affrontato in mezzo a tante difficoltà, perché al di là di quello che si dice, poi in effetti gestire e mantenere un'attività politica non è semplice, non è semplice non solo in termini di energie personali, ma anche in termini, diciamo, meramente e bassamente economici. Perché capite bene che tutta una serie di attività comportano dei costi e noi, per santa abitudine antica, i costi li sopportiamo mettendo di tasca. Ma questo, diciamo, è una scelta di vita Certo, nostra. Quello ancora prima che. dei grillini lo facevate. Esatto. Anche quando, vedi, si dice i nostri deputati non fanno le fotografie con gli assegni, i maxi assegni, è bene che si sappia in giro che i deputati, sia a partire dall'antico PC fino ad arrivare a SEL, hanno la santa abitudine, che è imposta un po' da una deontologia di appartenenza, di lasciare una grossa quota dello Il 50% stipendio. mi pare, no? C'è una percentuale che va al partito e poi viene distribuita a livelli regionali, provinciali, Per eccetera. mantenere le sedi, Comunque, ecco. tornando al discorso della sede, io una cosa mi premeva stasera dire sia a chi era ospite e in questa occasione. Noi questa sede 6 anni fa l'abbiamo chiamata la Casa della Sinistra. All'epoca l'abbiamo aperta assieme ad altre due componenti. Poi per motivi vari le cose si sono modificate. Ma il concetto era quello di 6 anni fa, riportabile esattamente ad oggi. La sede non è la sola sede di SEL, almeno questa è la nostra intenzione. La sede è un luogo, uno spazio aperto all'area di sinistra che è molto più diffusa di quello che SEL rappresenta. Ovviamente l'area di sinistra è famosa diciamo, in tutto l'universo per essere molto variegata e non sempre trova la compatibilità reciproca. Sappiamo bene che all'interno dell'area di sinistra è possibile che magari si abbia uno scontro più virulento con colui che ti sta accanto, il vicino di casa, piuttosto che con l'avversario classico. E questo, diciamo, è il grande limite. E questo discorso della sede aperta, che dovrà essere non solo luogo per il partito, ma se possibile anche punto di raccolta e Delle varie anime, uno diciamo. strumento di lavoro per chi vuole fare qualcosa. Se sarà un'associazione sarà benvenuta, non avrà obblighi di nessun genere,
Se sarà un gruppo di ragazzi che vogliono stare in un luogo al chiuso, noi metteremo a disposizione. Questo è stato finora per i 6 anni e continuerà ad esserlo. Stasera, tra le altre cose, abbiamo avuto anche la visita di due, diciamo, rappresentanti, nostri a livello regionale, e con l'occasione, spendo una parola perché, da stasera abbiamo cominciato la nostra campagna elettorale per le europee. Europei. Come forse alcuni dei nostri telespettatori sanno, esiste nell'ambito dell'area una lista che si rifà a Tsipras. Tsipras è un esponente politico della sinistra greca, il quale ha fatto un appello, o meglio, è stato, diciamo, l'interlocutore dell'appello che hanno fatto 6 intellettuali, tra cui Camilleri, la Spinelli e altri, affinché si possa creare una formazione elettorale in questo momento che proponga alle liste europee un'immagine e una prospettiva diversa di Europa. Noi non abbiamo aderito all'ipotesi di sostegno del socialista Schulz perché riteniamo che fino ad oggi i partiti socialisti europei sostanzialmente si sono uniformati a una politica liberista che ha messo al primo posto gli interessi, diciamo, economici e in particolare di banca e fondo monetario internazionale. Abbiamo detto sempre che l'Europa non può essere l'Europa dei capitali, ma deve essere l'Europa della gente. L'Europa della gente significa condividere sia le gioie che i dolori. Noi abbiamo toccato con mano, tocchiamo con mano quasi ogni giorno in Sicilia cosa significa avere una marea impressionante di immigrazione clandestina, gli immigrati che ci arrivano, e sappiamo perfettamente quanto questo problema sia stato, diciamo, delegato alla sola buona volontà di chi ha le coste, a cui approdano. Quando si è chiesto all'Europa di intervenire, abbiamo visto che fino ad oggi nulla, appare. L'Europa non può essere solo l'Europa che decide in base ai bilanci quale nazione deve dipendere da quale altra. Anche perché questo è un rischio enorme, perché sta spingendo alcune nazioni a una forma di nazionalismo, con ipotetiche anche volontà di uscita dall'euro, rinuncia alla moneta unica. Cioè, tutto un processo che è stato costruito in questi 20 anni, rischia di andare a fondo per appunto avere, diciamo, rivolto l'attenzione a un aspetto che è quello economico e poco invece all'aspetto politico e sociale. Quando intendo politico intendo dire che diciamo, gli Stati Uniti d'Europa come immagine unica, unitaria e complessiva credo che ancora siano una grande speranza, ma non pare che ci sia prospettiva futura. E per quanto riguarda il discorso della solidarietà, solidarietà intesa non come carità cristiana che uno Stato deve fare a un altro, ma come condivisione del problema. Se c'è un problema, c'è un problema occupazionale in tutta Europa, bene, che si prenda atto del problema in quanto Europa e non si pensi di poter imporre a ciascuna nazione solamente delle direttive ultime. In questi giorni credo che all'indomani della formazione del governo Renzi, l'Europa si è apprestata a fargli sapere che dobbiamo al più presto rientrare dal debito, dobbiamo Certo. fare, il che questo già ipotizza una possibile manovra finanziaria, per esempio. Manovra finanziaria che può essere fatta È stata esclusa solo però. di nuovo a lacrime e sangue. Quindi capite bene che la vicenda della Grecia, penso che ormai sia andata su tutti i giornali. Cioè, non è più, diciamo, pensabile che una Europa che si è dotata di alcune strutture e soprattutto di una moneta unica adesso non voglia fare il passo in avanti. Cioè, la parte economica, la gestione dei capitali, la gestione dell'economia,
è il punto fondamentale dell'attuale Europa. Noi diciamo, non di sottovalutare questi problemi, perché capiamo bene che il problema economico è fondamentale, ma assieme a questo l'Europa deve avere anche la visione dell'altro aspetto, e cioè la vita della gente, Certo. la problematica che attraversa la singola persona, la famiglia e la Che collettività, altrimenti l'Europa che fallisce. altrimenti. Altrimenti fallisce. Quindi adesso noi cominciamo questo lavoro, stiamo cominciando con la raccolta delle firme, proveremo a fare un minimo di colloquio con la gente, perché è questo che secondo me la politica ancora oggi deve fare. Spesso quando si dice la politica non vale più la pena, non c'è. Bene, io dico sì, se la politica si riduce a ciò che in certi casi abbiamo visto, un solo amministrare di piccoli orticelli, di poteri locali, di interessi, di lobby, eccetera, è chiaro che chiunque, diciamo, come risposta ha il rifiuto della politica. Ma se noi riusciamo a riportare la politica tra la gente, nel senso di colloquio dei fatti e delle situazioni che ciascuno vive, che è politica, allora una speranza di poter ottenere qualche risultato in futuro ancora ci rimane. Se la Sinistra Ecologia e Libertà Caltagirone ha una rappresentanza in Consiglio Comunale Certo, con Gemma Marino. Gemma Ecco, la Marino. vostra posizione in questo particolare momento La che la nostra città posizione sta è. vivendo, La diciamo. nostra posizione è stata ed è chiara. Noi abbiamo sottoscritto manifesti e volantini sulla non amministrare che c'è attualmente. Ma vede, io, se tu ricordi, quando abbiamo fatto la campagna elettorale, io avevo lanciato un appello ai miei concittadini e avevo detto: guardate, io credo di capire l'esigenza di novità, di cambiamento. È un'aspirazione legittima. Chiunque dopo un certo periodo vuole verificare se è possibile qualcosa di alternativo. Ma stiamo attenti, perché questo è diciamo, una scommessa fattibile e accettabile in una situazione di calma, di tranquillità, di serenità. Ma siccome noi siamo in una situazione, e già lo eravamo, anche con la passata amministrazione, non si navigava nell'oro, le situazioni erano già drammatiche per il fatto dei finanziamenti che non Certo. arrivavano, per tutta una serie di fattori, no? Quindi dico, chi affiderebbe la sua famiglia in una situazione di crisi al semplice gioco d'azzardo? Questo è il problema. Io non posso affidare il mio destino ai dati buttati sul tavolo. Allora è chiaro che devo fare una scelta. L'ipotesi di cambiamento a rischio, e purtroppo a rischio mortale in una situazione data, mentre invece era possibile provare a concentrare l'attenzione su qualcosa di più concreto e di più stabile che potesse navigare in queste Costantino, ma acque. questo è il E passato questo è il ormai. passato. No, ma Oggi, perché lo oggi. dico? Perché Lo lo capisco dico? perfettamente. Perché questo poi si è verificato. Cioè, qui ora, al di là di ogni considerazione che possiamo fare su forze politiche e non politiche, qui siamo in presenza di un drappello amministrativo allo sbando. Nel senso che, al di là, io voglio lasciare anche la ipotesi di buona volontà, ma al di là di questo, io vedo che non c'è prospettiva, perché non hanno la percezione esatta di cosa si dovrebbe fare da domani in poi. Quando noi abbiamo assistito alla decisione maledetta Della dichiarazione del della dissesto, dichiarazione di dissesto di cui ricorre tra poco l'anniversario, l'anniversario, che tra l'altro coincide col mio onomastico, l'11 complimenti, marzo, esatto. festeggeremo allora. Festeggeremo. Quando abbiamo assistito a quella dichiarazione, noi abbiamo avuto
non solo noi come SEL, ma tutta una serie di persone che avevano tentato disperatamente di far capire che non era la strada adatta, abbiamo avuto la sensazione di essere precipitati da un momento all'altro in un baratro, perché non è vero quello che si è detto all'epoca. E il sindaco non può continuamente dire il dissesto era necessario. Il dissesto era necessario, Bugiardo. è stato necessario nel momento in cui le cose si sono predisposte per farlo diventare necessario, perché le situazioni si potevano affrontare nel tempo, sfruttando tutte le occasioni, e in questo io intravedo, mi spiace dirlo, malafede. Cioè io Ormai è presumo, conclamata. presumo e penso che su questa vicenda ci sia stato un calcolo ben costruito, ben architettato, possibilmente non solo dal sindaco attuale, ma anche da tutta una serie di soggetti interni ed esterni alla città, perché non mi si può negare che su 380 comuni in Sicilia, io sono convinto che ce ne sono 350 che sono passibili di dissesto. Certo. Ma solo due o tre sono quelli che l'hanno fatto, uno dei quali è Caltagirone. Questo non può essere una situazione accettabile. Sono d'accordo con Il te. prosieguo non è florido, il prosieguo assolutamente è spaventoso. Anche l'ipotesi, diciamo che io mi auspico che questa amministrazione decida di dare le dimissioni, di andare via, di dare Sarà un speranza dramma. ad altre ipotesi, ma chiunque verrà troverà un terreno completamente arido sul quale sarà impossibile piantare qualunque seme, neanche È l'eucaliptus impossibile o altre ormai, cose non che diciamo nascono mai, dovunque. non diciamo Quindi impossibile. io, diciamo, l'unica cosa che possiamo fare è far capire ai nostri concittadini che non bisogna, se possibile, abbandonare la speranza. Bisogna assieme provare ad affrontare questa situazione di difficoltà. Ma certamente, quando tu non hai interlocuzione con qualcuno, quando tu non sai a chi rivolgerti per poter eventualmente proporre o contrapporre qualcosa, perché attualmente è così la situazione. Cioè, l'amministrazione fisicamente è inesistente. Io sono al corrente che ci sono molti uffici nei quali gli assessori non li hanno mai visti e sono uffici anche di una certa importanza, uffici che affrontano scadenze, che hanno diciamo bandi da Assessore che espletare. ci costano comunque, Costantino, dai. Ma io Non è per cioè, fare non la voglio populismo. mettere su questo piano Vabbè, il perché penso che populismo lo siano faccio tutte io. persone che non hanno bisogno di questo, Sì, ma però. guarda caso ci costano 150.000 euro all'anno circa. Sì, E in un probabilmente momento sarà. come crisi come questo, quando i dirigenti ormai hanno dato anche che non si può spendere neanche per una bottiglia d'acqua o Comunque, per Pino, una risma di carte, voglio dire, io quello che siamo dico, arrivati al io dunque, quello che diciamo. chiedo da questa televisione a chi ha la bontà di ascoltarci dell'amministrazione è, per cortesia, prima ancora di ipotizzare eventuali dimissioni, che potrebbe essere lo slogan che fa effetto, eccetera, ma ci volete dire da domani in poi qual è la prospettiva reale? Che cosa volete fare? Come si possono affrontare una serie di problemi? Cioè, possiamo avere qualche informazione su quello che sarà il prossimo futuro? Oppure dobbiamo accontentarci delle spalle alzate? Dobbiamo cominciarci delle spalle alzate, Vabbè, ho ma questa è la capito. cosa. E questa è una situazione che ci mette in difficoltà, anche Deprimente. se dal punto di vista, essendo opposizione, beh, io posso anche immaginare di fare un volantino al giorno, Sì. manifesti, eccetera, ma non è questo che mi interessa. Io sarei curioso di dibattere e di controbattere su un programma. Dateci Immagina, ti costa, due un anni. lavoro, un programma di Due lavoro e su anni, ma quello non c'è niente, discutiamo. non c'è niente, dai. Anche Gemma, questo lo dico perché me l'ha confidato, spesso e volentieri ha esaurito la sua voglia e pazienza di partecipazione al Consiglio Comunale, perché in effetti si Certo. parla di tante cosine, ma non di cose serie, veramente. Lo Per so, cui anche il suo ruolo perde dignità, perde forza.
Va bene, Ti intanto ringrazio. in bocca al lupo per questo ruolo che io ho acquisito ora. Vabbè, Ma il ruolo già esiste da vabbè, parecchio, da oh, voglio quando Pippo dire. Lucenti me l'ha ceduto. Ah, benissimo, Ripeto, salutiamo Pippo Lucenti. non l'abbiamo. Sì, anche. E in bocca al lupo, auguri per la nuova sede in via Roma Grazie. al Civico 45, proprio Grazie. nelle adiacenze al fianco del Tontovecchio. E buon lavoro, va bene, vediamoci più spesso. Grazie a D'accordo? te. Grazie Un all'ingegnere saluto a Italia Costantino Tutti. Laureanti, Un saluto a grazie tutti a te. quanti. Bene, adesso pausa pubblicitaria e lascio il microfono a Sebastiano Russo, che si occuperà appunto della ricorrenza dell'8 marzo, ma lo farà in chiave dell'impegno della donna in politica. Noi ci rivediamo lunedì prossimo. Buon proseguimento, buona serata.